Proseguiamo e leggiamo quest'altro sistema di disequazioni numeriche intere per adesso di primo grado. La prima disequazione che compone il sistema è x più 7 meno 3x è maggiore o uguale di meno x, che moltiplica aperta la tonda, x più 1 chiusa la tonda, più x quadro meno 3 meno 2x. La seconda disequazione che compone il sistema è 2x più 3 minore di 7. Come al solito risolviamo separatamente ciascuna delle due disequazioni e poi riportiamo i risultati nel nostro grafico sistema. Abbiamo che nel primo membro otteniamo un x, sommiamo x meno 3x, otteniamo un 7 meno 2x. Tutto questo è maggiore o uguale di meno x per x fa meno x quadro, meno x per 1 fa meno x, più x quadro meno 3 meno 2x. Qui conviene lasciare 2x nel primo membro e trasportare al secondo membro il 3, cambiando di segno, scrivendo 2x minore di 7 meno 3, 4. A questo punto possiamo, per la regola di cancellazione, mandare via meno 2x e meno 2x. Possiamo poi mandare via, perché si annullano perché sono monomi di secondo grado opposti, meno x quadro e più x quadro. Trasportiamo a questo punto il meno x a sinistra, diventa x. Il 7 lo portiamo a destra, facendo diventare meno 7, quindi x maggiore o uguale di, abbiamo un meno 7 meno 3, che già stava evidentemente dalla parte destra. Dividiamo ambi due membri per 2 nella seconda disequazione, ottenendo x minore di 4 mezzi. E a questo punto abbiamo ottenuto, pertanto, le scriviamo qui al posto di queste, le due soluzioni del nostro sistema di disequazioni numeriche intere di primo grado, che sono x maggiore o uguale di meno 7 meno 3, che fa meno 10, x minore di 4 mezzi, 4 mezzi è 2, quindi x minore di 2. Le due soluzioni, dove meno 10 è incluso, 2 no, è escluso, e andiamo a riportare nel grafico intersezione, così l'abbiamo chiamato, cioè il grafico che ci serve per vedere dov'è che il sistema è verificato. Facciamo una piccola considerazione, come già abbiamo fatto in precedenza: due sono le soluzioni che compongono il sistema, due dovranno essere, dobbiamo ricercare gli intervalli che verificano il sistema in cui sono presenti due linee continue. E quindi, se qui abbiamo meno 10 e avanti abbiamo 2, x maggiore o uguale di meno 10 lo rappresentiamo così, linea continua a destra di meno 10 con meno 10 incluso, x minore di 2 lo rappresentiamo con una linea continua a sinistra di 2, e a destra naturalmente abbiamo il vuoto. Se abbassiamo le linee per formare l'intervallo, l'unico intervallo in cui ci sono due linee continue che corrispondono a due soluzioni è l'intervallo al centro. E allora possiamo dire che la soluzione con la quale scriviamo qua è x compreso tra meno 10 e 2, con 2 escluso, ma meno 10 incluso. E questa, pertanto, la soluzione del nostro sistema di disequazione. Un altro sistema, andiamo a leggere, un terzo, la prima disequazione che lo compone è un terzo che moltiplica aperta la tonda 9x più 12 chiusa la tonda meno 10 è maggiore di 12. La seconda disequazione che compone il sistema è 4x che moltiplica aperta la tonda x meno 1 chiusa la tonda più 10 è minore di 4x che moltiplica aperta la tonda x più 1 chiusa la tonda meno 6. Come al solito risolviamo separatamente le due disequazioni. La prima moltiplichiamo con un terzo rispettivamente per 9x e per 12, un terzo per 9x è 9 terzi x, 9 terzi è 3, quindi 3x. Un terzo per 12 è 12 per 1, 12, 12 terzi, che però è un 4, meno 10, maggiore di 12. Moltiplichiamo 4x per x per 1 ottenendo 4x per x è 4x quadro, 4x per meno 1 è un meno 4x, più 10. Minore di, moltiplichiamo il 4x questa volta per x più 1, 4x per x è un altro 4x quadro, 4x per 1 è un 4x, meno 6. Andiamo avanti, eliminando nella seconda per la regola della cancellazione 4x quadro e 4x quadro, sommiamo questi numeri qua nella prima, 4 meno 10 è un meno 6 che porta da destra diventa 6, otteniamo che 3x che rimane a sinistra è maggiore di, se questo meno 6 lo portiamo a destra diventa 6, 6 lo sommiamo a 12, 18. Conviene a questo punto trasportare il meno 4x a destra e il meno 6 a sinistra, diventa, abbiamo 10 più 6 minore di 4x più 4x, da cui, dividendo ambi due membri per 3, abbiamo già la soluzione della prima disequazione, che è x maggiore di 18 terzi, x maggiore di 6. 10 più 6 fa 16, è minore di 4x più 4x è 8x. A questo punto
nella seconda esequazione, perché nella prima abbiamo già finito, che abbiamo già la soluzione x maggiore di 6, dividiamo ambi i due membri per 8, ottenendo 16 ottavi, quindi 2, minore di x, che significa x maggiore di 2, vista dall'altra parte, intersecata con x maggiore di 6. Abbiamo trovato due soluzioni che andiamo a rappresentare nel nostro asse reale, nel quale abbiamo 2, 6, dobbiamo rappresentare la produzione della prima, x maggiore di 6, e la seconda, x maggiore di 2. X maggiore di 2 lo rappresentiamo così, 2 escluso, naturalmente l'ordine è indifferente, possiamo scambiarli, non cambia niente, x maggiore di 6, lo rappresentiamo così, 6 escluso. Se abbassiamo le linee per cercare gli intervalli, siccome sono due le soluzioni che compongono il sistema, dobbiamo ricercare quegli intervalli in cui ci sono due linee continue, l'unico è questo. La soluzione pertanto di questo sistema è x maggiore di 6. X maggiore di 6 è la soluzione di questo facile sistema di disequazioni numeriche intere di primo grado. Leggiamo questo sistema composto da due disequazioni, la prima 2x che moltiplica aperta la tonda, x meno 1 chiusa la tonda, meno 2x quadro più x è minore di 2 meno x, la seconda 7x meno 1 meno 6x è maggiore di x meno 3. Andiamo a risolvere ciascuna delle due disequazioni separatamente, che sono due disequazioni lineari intere di primo grado, facilissime. Moltiplichiamo 2x rispettivamente per x meno 1, otteniamo 2x per x che fa 2x quadro, 2x per meno 1 è un meno 2x. Poi otteniamo un meno 2x quadro, se portiamo x a destra diventa meno x, lo sommiamo quell'altro meno x, otteniamo un minore di 2 meno 2x. Nella seconda basterà sommare, guardate, 7x al primo membro, 7x è meno 6x e viene x meno 1 maggiore di x meno 3. Allora, in entrambe le disequazioni, per la regola della cancellazione, allora abbiamo che intanto 2x quadro e meno 2x quadro sono monomi di secondo grado opposti, quindi si annullano, e per la regola della cancellazione se ne vanno meno 2x da una parte e meno 2x dall'altra. Anche nella seconda, per la regola stessa della cancellazione, x e x se ne vanno. Otteniamo quindi due disuguaglianze numeriche facili. La prima è 0 minore di 2, e 0 è sicuramente sempre minore di 2, quindi la prima disuguaglianza numerica è verificata sempre, perché 0 è un numero minore di 2, 0 non è un numero, poi va, comunque è minore di 2, ma attenzione però, teniamo anche che meno 1 è maggiore di meno 3, ricordo che meno 1 sta più a destra di meno 3 perché è più grande, quindi meno 1 è effettivamente più grande di meno 3, quindi anche qui otteniamo una disuguaglianza numerica sempre verificata. Andiamo a rappresentare queste due soluzioni, la soluzione 0 minore di 2 e la soluzione meno 1 maggiore di meno 3. Entrambe rappresentabili, tutti x appartenenti a i, lo ricordo, si rappresenta con una linea continua lungo tutto che va da meno infinito a più infinito. Beh, allora vediamo come in questo caso il sistema è sempre verificato e quindi le linee continue sono due, come vedete, due sono le soluzioni, quindi il nostro sistema è verificato per ogni x appartenente ai reali. Diamo quest'altro, il sistema è composto da due disequazioni di cui la prima è, recita così, 3x meno 5 è minore di 2x più 4, la seconda disequazione che compone il sistema è invece così, meno 4x è maggiore di 2 più 8, che moltiplica aperta tonda x meno 5 ottavi, chiusa la tonda meno 6x. Risolviamo come al solito le due disequazioni separatamente. Nella prima possiamo trasportare il 2x a sinistra cambiando di segno e il meno 5 a destra cambiando di segno, scrivendo 3x meno 2x minore di 5 più 4. Nella seconda moltiplichiamo e scriviamo meno 4x è maggiore di 2, 8 lo moltiplichiamo rispettivamente per x e per meno 5 ottavi. 8 per x è un 8x. 8 meno 5 ottavi è un più per meno 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 40 ottavi, quindi un meno 5. Meno 6x. Andiamo avanti risolvendo parallelamente le due disequazioni molto facili. Nella prima otteniamo subito la soluzione, 3x meno 2x è x, minore di 5 più 4 è 9. X minore di 9 è già una soluzione, la prima soluzione della prima disequazione lineare numerica, di primo, disequazione numerica intera lineare di primo grado che compone il sistema. La seconda possiamo in questo caso fare così, portiamo il meno 4x a destra,
e sommiamo 2 meno 5 che fa meno 3 e lo portiamo a sinistra cambiando di segno e facendo diventare pari a 3. 3 è maggiore di, possiamo spostare i membri, ricordiamo, cambiando di segno, otteniamo che 8x meno 6x a destra fa 2x più 4x fa 6x, dove il meno 4x l'ho portato a destra, quindi l'ho cambiato di segno. Dividiamo ambi due membri per 6, ottenendo che se la prima disequazione ha come soluzione x minore di 9, dividendo per 6 la seconda, otteniamo che 3 sesti, quindi un mezzo, è maggiore di x. Quindi, letto da sinistra a destra, da destra a sinistra, x minore di un mezzo. Riportiamo come al solito le due soluzioni nel grafico sistema, abbiamo la soluzione x minore di 9 e x minore di un mezzo. Naturalmente un mezzo sta molto prima rispetto a 9, abbiamo un mezzo, qua abbiamo 9, x minore di un mezzo, linea continua a sinistra di un mezzo, x minore di 9, linea continua a sinistra di 9. Abbiamo due soluzioni che compongono il sistema, dobbiamo cercare l'intervallo o eventualmente gli intervalli in cui ci sono due linee continue, qua ce n'è solamente uno ed è questo, perché qui ce n'è solamente uno, qua ce ne sono zero. Quindi, visto che sia un mezzo che 9 sono valori esclusi, la soluzione sarà pertanto x minore di un mezzo. X minore di un mezzo con un mezzo escluso è la soluzione del nostro sistema. Diciamo quest'altro, prima disequazione 7x meno 1 più x che moltiplica aperta la tonda x meno 3 chiusa la tonda più 6 è minore o uguale di x quadro meno 7x più 1. Seconda disequazione che compone il sistema è 4x meno 7 minore di 8x più 2. Risolviamo come al solito separatamente ciascuna delle due disequazioni che compongono il sistema. La prima riscriviamo 7x meno 1 e moltiplichiamo quelli x rispettivamente per x e per meno 3 più x per x, x quadro, x per meno 3 è un meno 3x, naturalmente più 6 minore uguale di x quadro meno 7x più 1. Nella seconda possiamo portare il 4x dalla parte destra e il 2 dalla parte sinistra, cambiandoli entrambi rispettivamente di segno, ottenendo che meno 7 meno 2 è minore di 8x meno 4x. Andiamo avanti, per la regola della cancellazione x quadro da una parte e x quadro dall'altra se ne vanno. Possiamo portare a questo punto il meno 7x a sinistra e i coefficienti che vengono fuori numerici sommati da questo momento portarli a destra cambiando di segno. Quindi otteniamo 7x, allora possiamo scrivere subito che 7x meno 3x fa 4x, quindi scriviamo direttamente 4x, più quel 7x che abbiamo portato da sinistra a destra. Poi abbiamo 6 meno 1 fa 5 che è portato dalla parte minore uguale, meno 5 portato dalla parte destra diventa meno 5, quindi abbiamo 1 meno 5. Meno 7 meno 2 meno 9 è minore di 8 meno 8x meno 4x e 4x. A questo punto abbiamo 4x più 8x è un 11x minore uguale di 1 meno, 1 meno 5 meno 4. Dall'altra parte, dire meno 9 minore di 4x è come dire 4x maggiore di meno 9. In entrambi i casi, allora, nel primo caso, nella disequazione, possiamo dividere ambi i due membri per 11, scrivere la soluzione che è x minore uguale di meno 4 undicesimi. Nella seconda, dividendo ambi i due membri per 4, otteniamo la soluzione che invece è x maggiore di meno 9 quarti. Riportiamo le soluzioni nel grafico segni. Allora, meno 4 undicesimi è naturalmente un valore. È evidente che, visto che siamo nei negativi, 9 quarti è un valore maggiore di 4 undicesimi, ma allora meno 9 quarti è un valore, visto che siamo nei negativi, più piccolo rispetto a meno 4 undicesimi. Quindi x minore uguale di meno 4 undicesimi lo rappresentiamo così, con meno 4 undicesimi che, attenzione, è un valore incluso, perché parliamo di minore uguale, mentre invece x maggiore di meno 9 quarti lo rappresentiamo con una linea continua a destra questa volta. Se tiriamo giù le linee per formare gli intervalli, noteremo come due soluzioni compongono il sistema devono essere due le linee continue che compongono gli intervalli soluzioni del sistema. Quindi l'unico intervallo composto da due linee continue è questo che sta in mezzo. Quindi la soluzione sarà, la scriviamo qui in alto, anzi la scriviamo qui, x compreso tra meno 9 quarti e meno 4 undicesimi, con meno 9 quarti valore assolutamente escluso,
con meno 4 undicesimi invece, che è un valore assolutamente incluso. Quindi l'inclusione c'è solamente in corrispondenza del valore x uguale a meno 4 undicesimi. Quindi x compreso fra meno 9 quarti e meno 4 undicesimi è la soluzione di questo sistema.